Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura le notizie in breve dalla provincia di Salerno e dalla regione Campania, sintetizzate nella rubrica Info Salerno. È stato pubblicato il bando Io Studio relativo all'anno scolastico 2022-23 per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti che frequentano le scuole secondarie della Regione Campania. Per partecipare occorre l'attestazione ISEE non superiore a 15.748,48 euro. L'importo stabilito per ciascuna borsa di studio è pari a 250 euro. La domanda può essere presentata sul portale iostudio.regione.campania.it entro il 12 maggio. Al via Sarno i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell'ex centro polifunzionale Melvin Jones, che sorge su un'area confiscata alla camorra e che ospiterà una struttura dell'ASL. Nel bene sarà infatti creato un centro di salute mentale, centro diurno di riabilitazione e DH territoriale psichiatrico dell'unità operativa del Dipartimento di Salute Mentale. Il comune di Bracigliano risulta beneficiario di due contributi a fondo perduto di circa 354.000 euro complessivi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Le opere riguarderanno in particolare la casa comunale e la scuola di Casale Manzi con l'installazione di infissi e caldaie. Battipaglia ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti. Il progetto prevede la fornitura di 118 cassonetti intelligenti che saranno distribuiti nelle aree disponibili e in ogni parco residenziale. Saranno realizzate anche 4 isole ecologiche nelle aree rurali. Il comune di Castellabate ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un piccolo approdo portuale nella località Punta dell'Inferno, un'altra importante iniziativa per la zona litorale di Santa Maria che potrà essere resa fruibile via mare con un approdo che consentirà a tanti turisti di raggiungere Castellabate. Vi ricordo naturalmente che per restare aggiornati sulle notizie dal resto della provincia di Salerno e dalla Campania potete consultare il sito infosalerno.it oltre che vocidalcilento.it. Ed ora vi propongo il tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche. A tal proposito vi propongo un'intervista realizzata nei giorni scorsi per Radio Alfa. Il comune di Positano punta all'eliminazione delle barriere architettoniche ed infatti è stato approvato il preliminare della PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ne parliamo con il sindaco Giuseppe Guida, ben trovato. Salve, salve a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Alfa. Allora, un bel lavoro sicuramente quello che vi attende per raggiungere un obiettivo sicuramente prezioso. Esatto, sì, un obiettivo importante che ci siamo posti, cioè quello di rendere la nostra città accessibile a tutti, dove chiaramente nessuno deve sentirsi escluso. Un obiettivo importante, come dicevo, ma anche difficile, ambizioso, data ovviamente la verticalità della nostra città nota a tutti, ma al tempo stesso devo dire un obiettivo nobile, qualificante per Positano, ma sicuramente insomma un obiettivo al quale tutte le amministrazioni dovrebbero tendere. Abbiamo iniziato quindi questa progettazione del PEBA, come diceva giustamente abbiamo approvato il preliminare di questo piano, una progettazione che assume un approccio di senza barriere, perché poi di fatti diciamo le barriere non sono solo fisiche, ma anche cognitivi, sensoriali, quindi da oggi Positano comincerà a ragionare, a progettare, ad adeguare, a pensare, eliminando quelli che sono gli impedimenti e le barriere architettoniche in modo tale da poter essere una città aperta al mondo intero. Da cosa pensate di partire, di cominciare insomma questo lavoro che come dicevo non sarà semplice, lei lo ricordava proprio per la conformazione di Positano che è una realtà splendida ma che appunto insomma fa i conti con questa posizione sicuramente particolare, ovviamente comune a tanti altri paesi della nostra provincia, ma appunto da dove tenterete di partire? Ma sicuramente adesso il piano è diviso su diversi aspetti. In prima battuta inizieremo chiaramente da una condivisione della progettazione, perché come dicevamo abbiamo approvato il preliminare in questi giorni con la giunta municipale, adesso partirà tutta una fase di osservazione e di condivisione con la cittadinanza anche per recepire eventuali osservazioni per migliorare il piano. Si parte sicuramente dagli edifici pubblici,
da quelli in progettazione, da quelli esistenti, in modo tale da renderli adeguati all'accesso di tutti, ma poi ovviamente anche per quanto riguarda gli spazi pubblici urbani, insomma, in modo tale da iniziare a realizzare tutto quello che avverrà in futuro tenendo presente di queste necessità, in effetti ponendoci un obbligo, un dovere nelle nuove progettazioni. Abbiamo già iniziato con diverse iniziative, a breve realizzeremo un ascensore che collegherà una delle frazioni più belle della nostra città, che è la frazione di Nocelle, che oggi non è raggiungibile se non per delle scale, quindi abbiamo appena approvato un progetto per la realizzazione di un vettore meccanico che collegherà la provinciale alla cittadina, al centro proprio della nostra frazione, ma anche interventi di adeguamento dei servizi pubblici, adesso infatti realizzeremo proprio sulla spiaggia un adeguamento dei bagni che sarà con i quali consentiremo anche alle persone disabili di poter accedere. Insomma, è proprio un modo nuovo di pensare a quella che è la progettazione e di adeguare le strutture già esistenti. Insomma, sarete pronti poi, magari già da quest'estate, però sicuramente dalla prossima, ad accogliere sicuramente un numero maggiore di turisti, attratti anche dalla possibilità di godere di questa realtà importante della nostra Campania senza appunto limitazioni. Esatto, sì, questo è un obiettivo che ci siamo posti, anche per quanto riguarda tutti i luoghi della cultura. Come dicevo prima, le barriere non sono solamente di natura fisica, ma anche cognitiva, sensoriale. Vorremmo adeguare anche i nostri musei alla possibilità e alla visita anche di persone con altro tipo di disabilità. Insomma, deve essere sicuramente un obiettivo importante, ma qualificante, che deve in qualche modo distinguere la nostra città proprio per questo tipo di attenzione particolare e doverosa. E allora, come lei ricordava, nei prossimi giorni ci sarà un incontro per coinvolgere, insomma, gli attori sociali in questo progetto comune condiviso. Noi seguiremo ovviamente e saremo pronti ad aggiornare su quelle che saranno le decisioni prese. Grazie. Certo, fa grande piacere, anche perché poi in questo progetto saranno ovviamente coinvolte anche le realtà private, perché si deve anche, insomma, agire da quel punto di vista in modo tale da mettere insieme sia la parte pubblica che la parte privata. Assolutamente, ne riparleremo allora. Intanto grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti, buona giornata. Ed ora spazio al gusto con Che Cucino. Ciao amici di Che Cucino, bentrovati nella mia cucina. Oggi preparo il purè di patate. Per prima cosa preparo le patate, le ho sbucciate, lavate, fatte a pezzi e adesso le faccio lessare in acqua abbondante. Aggiungo un po' di sale e copro con il coperchio. Quando le patate sono cotte le scolo. Poi le schiaccio con una forchetta. Poi le metto in una padella. Aggiungo del burro. Inizio a mescolare. E il latte. Aggiungo poi un po' di formaggio grattugiato e continuo a mescolare. E il purè di patate è pronto! E termina qui questo appuntamento con Voci dal Cilento, che trovate su vocidalcilento.it, su YouTube. Vi invito anche ad iscrivervi naturalmente al canale, oltre che su tutti i social. Grazie per l'attenzione, a presto!